nostra Patrizia, così diamo un po' avvio alla manifestazione che non consiste soltanto nella degustazione, come sapete, ma anche nella nostra esposizione dell'incontro tra i cibi, le culture e le tradizioni. Quindi adesso vi prego di registrarvi lì dove c'è quel tavolo all'ingresso dove c'è Patrizia e poi cominceremo la nostra serata. Grazie a tutti. Perché sono delle usanze egiziane, non abbiamo il primo, il secondo, il dolce, si mette tutto in un unico tavolo e si mangia tutto insieme. Adesso c'è il momento del dolce, che è il baklava. Solitamente il baklava si mangia con il tè alla menta. Il baklava deriva un po' dalle origini ottomane, non è egiziano adotto. È ottomana perché c'era l'impero ottomano in Egitto nel 1700 e allora gli egiziani hanno preso questa usanza di mangiare il baklava, che è talmente dolce, piena di miele, molto soffice e c'è il pistacchio dentro. Però perché noi abbiamo scelto, ve l'avevo detto all'inizio, ma perché abbiamo scelto il kosheri? Il kosher è stato scelto perché è un piatto vegano, totalmente privo di carne, è un piatto molto povero, perché gli egiziani all'epoca, quando l'hanno inventato, erano sotto alle conquiste dell'Inghilterra. Non c'era carne, si faceva molta fatica a procurare anche il pane, quindi hanno detto: abbiamo una terra molto ricca di ceci, legumi, di pasta e riso, allora hanno messo tutto insieme ed è diventato un piatto tipico molto famoso. Tra l'altro costa molto poco in Egitto, è il piatto più economico possibile. Abbiamo voluto proprio offrirlo per sentirci un po' vicini a chi non si può permettere di mangiare la carne, di mangiare cose molto costose nei paesi di sviluppo. Addirittura anche il tahini è tutta base vegana, quindi abbiamo scelto proprio questi piatti apposta per far sì che ci sentiamo un po' molto vicini a chi non può permettersi di mangiare cose di lusso, ecco, diciamo così. Mentre il Karkadeh era una bevanda usata, hanno iniziato a bere gli egiziani da quando c'erano i faraoni, perché si coltiva proprio nel deserto. Sono delle erbette che si mettono in acqua, tra l'altro sono molto nutrienti,
e si dà sempre il benvenuto. Quando uno viene in casa lo accogliamo con il cartabè in tè, è un benvenuto speciale, fatto apposta per essere accoglienti. E dire, noi vi avevamo anche preparato dei video, così vi facciamo vedere un po' com'è l'Egitto. L'Egitto è un paese ricco di tante culture. C'è l'Egitto del Nord e l'Egitto del Sud. L'Egitto del Nord parliamo di Alessandria e Cairo. L'Egitto del Sud parliamo di Assiut, di Minya. Sono due culture diverse, presentano piatti molto diversi, dialetti diversi. Oggi vi abbiamo riportato a Cairo e Alessandria, possiamo poi guardare insieme dei video. Sono molto rappresentativi del Nord, Nord Egitto, dove avete visto che Ahmed prima aveva preparato il falafel. Si dice falafel perché gli alessandrini li chiamano così, mentre quelli del Cairo li chiamano tameia, no? Se abbiamo qualcuno qua del Cairo, falafel, non conoscono che cos'è, si dice tameia, quindi anche i nomi variano, perché l'Egitto è un paese con tante culture diverse, non è, non si dice sono egiziano e basta, si dice sono egiziana di Alessandria, sono egiziana di Assiut, un po' come qua, a Reggio Napoli, per dire. E che dire, adesso assaggiamo un attimo il baklava. Noi la chiamiamo baklava e non baklava, perché baklava è un nome turco, no? Ottomano, come avevamo detto prima. Dopo però vi faccio vedere dei video molto interessanti, così guardiamo un po' come l'Egitto e che diverse differenze culturali ci possono essere. Va bene? Grazie. Con un mix culturale
perché cioè, è bello conoscere altro solo la propria cultura o le proprie tradizioni. Grazie.